Salve ragazzi, io sono Fablinker e oggi siamo qua su Mafia Definitive Edition per andare avanti. Allora, eravamo rimasti qua, a un uomo in fuga. Dopo la notte con gli uomini di Salieri, tornai a lavorare appena possibile. Ero cambiato. I tassisti hanno fin troppo tempo per perdersi nei propri pensieri e in quelli degli altri. Ehi, tassista! Sì, signora? Che fa? Guida o no? Guido, signora. Guido sempre. Questa l'avevamo già vista, sta scena, ovviamente. E dovevo andare, signora? Dove la porto? Alla chiesa di San Michael, diretto. Sì, ma stia calma, cioè. E stia attento. Eppure. Sto sempre attento. Allora sarebbe il primo. Perché il limite di velocità? Ma va, signora, vada. Ma che limite di velocità? Spenga questo frastuono! Non riesco a pensare. Ma ti arrangi? Nel suo paese guidano tutti in questo modo? Mi Vai sa che la pure, signora. signora. È già domenica, eh? Guardi la strada, lei. Comunque è simpatica la signora, molto simpatica. Mortacci sua. Una simpatia. Fortuna che va in chiesa, fortuna, veramente. Più in chiesa dovrebbe andare a Promettili, ci fare. farà ammazzare. Sì, vabbè. Dovrebbe fare un corso di educazione più che andare in chiesa questa, te lo dico io. Altro che. Sì, ma si muova. Vabbè, tocca superare, ho capito. Siamo arrivati, signor, è contenta? Così Si almeno. fermi lì, vicino al parco. E se non vole... se non volessi? Dai, Siamo scendi. arrivati. St. Michael. Su. Sono 30 centesimi. Le suggerisco vivamente di smettere di fumare nel suo veicolo. Sembra di stare in un posacenere. Certo, come vuole. Certo che ho una simpatia assurda, eh. Mamma mia. Ah, ormai la investo. Venga signora, venga. Di mortacci tua, di mortacci. No! Non volevo! Cioè, non volevo. Vabbè, niente. Volevo investirla, ma non volevo ricominciare da checkpoint. Su. Però ci stava. Cioè, veramente. Bisognava investirla perché era poco simpatica, sta signora. Mi stava veramente poco simpatica. Ah, riparto da qua. Ok. Setaccia il sai lo Steven. Se tacciamo, ma quindi che dobbiamo fare? Non so neanche dove cavolo sono. Dove siamo? Aiuto. Ah, c'è un punto bianco. Non so cosa voglia dire, ma andiamo a vedere. Ah, aiuto. Devo imparare a guidare con sta macchina, con questo sistema di guida che è abbastanza. Come dicevo, molto molto. Ho un altro passeggero. Dai, venga su. Molto pesante come sistema di guida, eh? Molto pesante. Al Quindi? Oh, museo, in fretta, per favore. Certo, certo nessun che problema. qualcuno che rispetti l'educazione, Va a rilassarsi. A cioè, lei che importa? non lo so. Niente, era solo per parlare. La pago per guidare, pensi a quello. Mamma mia, oh, mamma mia, Guarda che lì, la pesantezza. Grande Depressione ha reso la gente più pigra. Hanno tutti una scusa per oziare. Il problema è che non c'è lavoro. Il lavoro c'è sempre. Basta saperlo trovare. Ho capito, lei si dà da fare. Non ne vedo tanti di recente. Assignò, Avevo assignò. previsto questa cazzo di recessione. Ho venduto prima del botto, quindi sì, mi do da fare. E oggi si dà da fare guardando vecchi quadri. Ho un incontro di lavoro con un mio collega e comunque non è roba che la riguardi. Quando Sì, avrà un lavoro vero forse capirà anche lei. Per adesso pensi alla strada e mi lasci in pace. ho capito. intanto senza di me non andrebbe in giro. Mi dovrebbe ringraziare. Dai, cavolo, su. Mancano solo 40 secondi, dovrei essere già quasi arrivato.
Quanto manca? Poco, spero, perché sono in ritardo quasi. Ci arrivo? Speriamo bene. Mi sa che è qua. Ci arriviamo a pelo. Se va tutto bene, ci arriviamo a pelo. Accosti davanti alla galleria. Ok. Grazie mille. Ecco i suoi 50 centesimi. Li spenda bene. Ci proverò. Oggi carico soltanto degli stronzi. Esatto. Avanti un altro. È quello il problema. Vabbè, è rosso, non è importante. Pure. Cazzo, ha un aspetto orribile. Lavoro dalle 5. Lei che scusa ha? L'alcol. Ma non mi dica, dove la porto? Little Italy, sulla 21ª. Facciamo così. Io non dico agli sbirri quanto ha bevuto e lei non gli dice se supero il limite. Affare fatto. D'accordo. Oggi ha avuto qualche buon cliente? Qualcuno? Ma mai abbastanza. Da quando il mercato è colato a picco, la gente non ha i soldi per il taxi, eh? La sola ragione per cui mi sto facendo scarrozzare è perché sono sbronzo. Agli sbirri non interessa niente. Oh! Se continua così, sfascerà il taxi. Vabbè, ma se quello non mi dà la Agli precedenza. sbirri non interessa chi beve. Pensano solo a chi l'alcol lo trasporta e lo vende. Sì, ma li ho visti torchiare gente per molto meno. Probabile. Se pensano di poterti estorcere qualcosa, sono pronti a usare qualsiasi scusa. Questa città è marcia fino all'osso. Già, ha ragione. Comunque deve essere davvero noioso fare il tassista, eh? Con tutta sta gente. Insomma, un po' così, diventa davvero pesante. Andiamo? Ehi. Scusi. Se ne ha voglia, non c'ha fretta. Ci siamo quasi. Mi lasci qui all'angolo. Senta, mio cugino ha un locale proprio dietro l'angolo. Quando vuole, dica che la manda Lucio. Senza problemi, ok? Grazie, ci penserò. Addirittura. Ehi, hey, allora, ti ricordi di me? Ah, sì? Il signor Morello è contrariato. Non conviene aiutare gli sgherri di Salieri. Ora ti insegno io. Così capirai chi comanda in città. Specialmente quando non camminerai per un po'. Mi piace. Sarà divertente. Prendiamolo. Oh, si combatte. No, devo correre. Pensavo di combattere. Sì, ma vai, corri. Aiuto. Ma poi sta musica così scanzonata. Bella. Di qua.
Come va, ragazzo? Dino, Lu! Siete qui per incontrare il Don? No, noi vorremmo parlare con quel tassista lì. Davvero? Sì. Sapete che è l'autista preferito del Don? Qualsiasi cosa dobbiate dirgli, riferite a me. Metti così, eh? Allora ascoltami, perché non ce ne andremo a mani vuote, te l'assicuro. O forse potesse non andarvene affatto, che dici? Ehi. Ok, bene. Si vede in giro, eh? Andiamolo. Beh, grazie. È il minimo. Forza! Andiamo a salutare Don. Don Salieri? Sì. Gli piacerà questa storia. Per me... Il vecchio Don, attenzione. Don Salieri. Capitolo completato, un uomo in fuga. Bene, bene. Quindi farei un altro perché... È durato molto poco questo capitolo qui, eh. È durato molto poco. Una festa infuocata. Ehi, di che si parla? Ah, quello è il Don. Pensavo fosse quel vecchio io per un attimo. Ho visto quello. E il tuo nome, ragazzo? Thomas. Thomas Angelo, signore. Frank dice che hai avuto problemi. Sì, signore. Il mio taxi è ridotto abbastanza male. Morello l'ho mandato a cercare dopo che ci ha aiutati. Con questo taxi tu ci campi? Sì, signore. Vedi, io mi sento responsabile. Ti concederò un piccolo prestito, così sistemerai il tuo taxi. Lo apprezzo molto, signore, ma non voglio risarcimenti. E che ci facciamo qui? Voglio dare una lezione ai bastardi che l'hanno sfasciato. Hai sentito, Frank? Il ragazzo mi chiede il permesso di salire sul ring. Sì, ho sentito. Ok, Tommy Angelo. C'è un bar frequentato dai Gorilla di Morello. Poli lo conosce. Tutto chiaro, capo. Bene, vai lì assieme a Tommy. Vicino a quel bar c'è un parcheggio dove lasciano le auto. Voi gliene ammaccherete qualcuna. Manderete a Morello un messaggio. Non renderà la vita difficile al mio quartiere senza alcuna conseguenza. Grazie mille, signor Salieri. Non la deluderò. Ah, Tommy, quando rientrerai, discuteremo del tuo futuro. Mi sa che qua... Quindi fai bravo, ok? Certo. Leggi nota. Il proibizionismo resta. Ok. Ah, è un collezionabile. Una su 22. Non ce ne sono tante di carte da trovare in giro, eh. Bene, io ho visto il bar nel suo essere, ma che devo fare? Ah, possiamo partire, ok. No, c'è qualcos'altro qui, eh. Lettera per Salieri. Don Salieri, le scrivo per esprimere tutta la mia gioia nel sapere che presenzierà le nozze di mia figlia. La prego di farmi sapere che se ha qualsivoglia richiesta. Sarà una giornata meravigliosa e con la sua presenza la sua benedizione diventerà ancora più speciale e memorabile. Con stima e amicizia, Giovanni Romano. Ok. Ma stavo solo leggendo, veramente. Non è che ho fatto chissà cosa.
anche il Don lo conoscono da una vita. Di che si occupa? È bellissimo il doppiaggio, ragazzi. Dobbiamo occuparci per dei lavori pesanti. Lui ci dà gli strumenti adatti per risolvere i problemi. Una delle cose più belle di questo gioco è il doppiaggio. Veramente ben fatto. Non c'è niente qua, eh? No. Dobbiamo parlare con Vincenzo. Chi è Vincenzo? Vincenzo? Buongiorno, Vincenzo. Ciao, Mole. Oh, vedrai come canterà. E lui chi è? Vinny, ti presento Tom e Angelo. Dobbiamo fare un lavoretto insieme. Ah, buono, buono. Ehi. Avete bisogno di qualche bel ferro? Nah, dobbiamo soltanto rottamare un paio di macchine. Ho proprio quello che vi serve. Un classico che fa per voi. E se questa mazza non vi basta? Mi sono permesso di preparare delle molotov. La Madonna. State attenti però. Non volete dare fuoco ai capelli. Piacere di conoscerti. Prendiamola. Fammi sapere se Pole ti crea problemi. Ora attizzo io. Non c'è qualcosa qua dietro, posso passare? Grazie. Ma qui se i ragazzi non ti hanno terrorizzato. Ti procuro un pezzo. Abbiamo preso anche un altro collezionabile nel frattempo. Basta che non prende nulla. Ho preso un giornale. E basta. Ok, dai. È arrivato il momento di vendicarci. Ehi, c'è Don! È tutta una svegliata, imbecille! Che cazzo, Poli? Così mi farai venire un maledetto colpo. Scusami, Ralphie, è soltanto uno scherzo. Stai ancora zoppicando? Allora siamo in due a incespicare qui. Tu non sei come me. Mi hai capito, Ralphie? Sicuro, Poli, sì. Tommy. Tommy Angelo. È un piacere. Come dicevo, Ralphie è un po' fuori di testa. Ma portagli un'auto rubata e la farà tua. Io e Tommy abbiamo un lavoretto. Hai qualcosa per noi? Allora ho questo, Poli. Ha ancora dei difetti, ma è ok per la città. Va bene, andiamo. Guida tu. Eh beh, faccio tassista. Normale che guido io. No, vedete, non fate beccare a Poccera un'altra volta. Madonna. Cattiveria. Vabbè, la mafia. I freni, stronzo. Vedrai. Non so perché Raff ci ha dato questa cariola. Volevo farti assaporare la bella vita, ma sei finito a guidare un catoccio che potrebbe aver comprato mia madre 20 anni fa. Se conosco bene Ralph, l'ha presa dallo sfasciacarrozzi. L'auto va bene. Ogni tanto è bello non guidare un taxi. Guarda che puoi pure lamentarti. È un ferro vecchio. Allora, quello nel furgone era whisky? Già, ho un nuovo fornitore. Contrabbandate in pieno giorno. No, contro la polizia mi dico che non ci vado, eh. Ma era il loro primo carico e gli sbirri sanno di non dover ficcare il naso nel nostro territorio. Morello, il proprietario delle auto che deve bruciare, ha più agganci di noi nella polizia. Ma se faremo attenzione, andrà tutto bene. Tu guardate le spalle. A proposito del canetto anche arrivato. Se ne vuoi una bottiglia, deve solo chiedere. Ne teniamo un po' per gli amici. Non bevo molto. Un tempo mi facevo qualche cicchetto di gin artigianale, ma ora ho smesso. Quella roba ti uccide. Non devi più andare alla cieca. Grazie a noi puoi bere roba di qualità. Buono a sapersi, grazie. Non ci limitiamo solo agli alcolici, Tommy. Pensa ai posti che riforniamo.
le ragazze che li frequentano, le tavole migliori, il cibo più buono, le sottane più calde. È uno stile di vita. Per ora penso solo a rovinare la giornata al bastardo che ha rovinato la mia. Certo, certo. E poi, quel genere di attività porta solo problemi. Problemi? Parla quello che sta per dare fuoco al parcheggio di Morello. In effetti. Sei tu a proteggermi. Andrà tutto bene. Se qualcosa va storto, minchia, cerca di non farti vedere in faccia. Oppure picchiali così forte da fargliela dimenticare. Sta macchina comunque è veramente un cesso, se posso dirlo, cioè. Ma va lentissima. Abbiamo un po' di noce qua. Alla Fast and Furious. Vi prego. No, comunque, la trama è davvero molto bella. Attenzione. Si supera a destra, che non si potrebbe neanche, ma va bene lo stesso. Poi dobbiamo frenare, sennò se non freniamo è un problema. Mamma mia, che lentezza che ha sta macchina, disarmante veramente. Siamo quasi nel territorio di Morello. C'è un confine preciso tra la sua zona e quella di Salieri? Ma non proprio. Ogni tanto si prende o si perde un pezzo. Anche se in generale noi ci stiamo l'Italy. E i suoi lavorano a North Park. E dintorni. Tu cammina sul marciapiede sbagliato o nel lato sbagliato della città e avrai subito voglia di essere da un'altra parte. E te ne accorgerai molto prima che inizino a sbucare fuori dagli angoli per fissarti. Che bella cosa, eh. Mamma mia, che cazzo di macchina. Sta andando ai 20. Va là, raga, cioè, mi pare una macchina per fare un colpo. Ok, ci manca poco. Scagnazza di Morello sono in prima fila a spassarsela e lasciano le auto sul tetto. Sono pigri quei bastardi. Mettono qualche gorilla di guardia, ma sempre pesci piccole sono. Forza, di qua. Tocca a te, distruggili le auto. Mandagli un messaggio. Certo. Perché vieni anche tu? Così non te spara. Va bene, ora piano. Ce la fai a fare piano, no? Ecco, bravo. Sai che hai i suoi uomini di fiducia. Arriverà il tuo turno. Se non metti la testa fuori, non rischi che te la facciano saltare. Ah, di qua. Ehi tu, ma che cazzo stai facendo? Come sarebbe a dire, scusa? Sarebbe a dire quello che ho detto. Che cazzo ci fai lì? Ma chi sei? Voglio sapere chi è quell'imbecille che ti ha messo di guardia qui. Dino, è stato Dino. È stato Dino? Fammi capire, Salieri ha sparso l'uomo in tutta la città per colpire Morello. Ti ha messo a guardare le macchine. Ascolta, ma tu chi diavolo sei? Conosci Dino? Certo, non lo conosco, Dino. Una volta avrei dovuto muovere le spalle strangolate. Qualche sacco di non riesci a mettere. Ho un'occasione sprecata. Ma di che stai parlando? Non avrei dovuto sedare. Invece di cazzeggiare, bravo, così si fa. È andata bene. Vediamo un poco questa macchina. Ora prendi la mazza e datti una mossa. Allora, la mazza è su. Ci sei proprio accanito, eh? Oh, merda! Ehi, lascia stare la macchina. E prendelo, dommi! Hai deciso di morire? Arriveremo oggi. Facciamo la molotov, scaldiamo la situazione.
In effetti facciamo prima. Ma non è come volevo lanciarla io, però va bene. Diciamo che il sistema di... il sistema di lancio delle moto non è fatto benissimo, eh. Mi sa che ho sbagliato zona dove andare. Questo vago sospetto. Vabbè. Torniamo giù. Niente. Muoviamoci però, sennò qua è un problema. Dai, veloce, su. Oh, medicina. Medikit. Che figata. Aiuto. Oh, merda. I piedi verdi. Allora, beh, che si fa? Schiaccia l'acceleratore e schizza via tutta birra. Ok, ci sto. Sono incazzati. Ma non facciamole diventare incazzate neri. Questa macchina va già un po' di più, eh. Tutto a posto. Ora rientriamo e parliamo col capo. Sta macchina è già un po' più veloce. Qualche gente, certo. Ma Morello tiene il comandante per le palle. Allora, com'è stato? Come ti senti? Di che parli? Di accoppare il tipo. Rubare l'auto a Teno. Ti è piaciuto? Sì. Credo di sì. La prima volta non si scorda mai, Tommy. La prima è speciale. Pensi che faccia per te questa vita? Che ti importa? Così, solo per curiosità. Mi piace fare domande. Dubito che tu e Sam andiate ogni giorno a sfasciare macchine nei parcheggi. Ci sono giorni difficili e giorni tranquilli. Sei fortunato, a me non hanno affiancato nessuno. Non hai pestato gli amici di Dino per poi rubargli l'auto? No, mi sono fatto notare rubando le auto. E quando gli sbirri mi hanno beccato, non ho mai cantato. Poi un giorno mi sono ritrovato nel piazzale dietro al bar a chiacchierare con Vincenzo. 10 anni dopo, sono ancora qui. Anche se ora devo vestirmi bene e venne un vecchio bastardo. Ho sempre pensato che per entrare in una famiglia servissero più contatti. Un fratello, uno zio. A volte è così. Tipo se sei un cugino, oppure ci sono case come Carlo. Suo padre lavorava col Don, che inizia così, gode della massima fiducia. Ma molti di noi vengono direttamente dalla strada. Senti, prima passiamo dal capo e poi ci facciamo un bicchierino. La comprudenza, non vogliamo farci notare. Ma come farci notare? Siamo già qui. Non ho impegni, quindi. E certo che non ho impegni. L'idea è di far bere vini così tanto. Cos'è? Oh, un'altra storia fantascientifica addirittura. Qui sono tre collezionabili diversi, se non erro, eh. Oh, di qua c'è? Sto un po' esplorando un po' così, ma... curiosità. Di chi era la foto lì che non ho capito chi era lui? Vabbè, un giorno lo capiremo. Non c'è nient'altro. Vabbè, possiamo andare dal boss, no? Come prendi un'auto? Perché devo prendere un'auto? Quando posso entrare direttamente da qua? Scusatemi, eh. Non ha molto senso. Boss?
In che senso prendi un'auto? Penso di non aver capito. Che devo fare? Vabbè, ma lì sì, lo so che lì. Ora va bene. Che è successo? Ma perché ora sì? Direi che è meglio. D'inverno, oddio, non si sa, sinceramente. Non fa molto caldo d'inverno, eh. E comunque io c'ero già andato qua, non vorrei dirtelo, Poli, ma vabbè, niente. Almeno mi lascia le porte aperte. Tra me e Morello sono un businessman. È con questa che lavoro. Ogni decisione presa da me è per il bene del business e The dei clienti. business. Ma Morello è una testa calda e tutta quella rabbia lo sta accecando. Lui commette errori, se date matto. Non c'è da preoccuparsi con Tommy, capo. Il ragazzo se l'è cavata alla grande. È un piacere saperlo. Gli affari sono in crescita, sai. Come te potrebbe tornarci utile al bar. Magari qualche consegna per avere pagamenti puntuali, te la senti? Sarei onorato, signore. Bene. Bene. Poli e Sam hanno garantito per te, ma devi capire che qui abbiamo delle regole, quindi ascolta bene. Prima cosa, non imprecare nel locale. Ci sono milioni di parole. E chi si ostina a ripetere fottuto questo, fottuto quello, è solo ignorante o pigro. Secondo, noi non trattiamo roba forte, non voglio drogate nel mio quartiere. Che sia Morello ad avvelenare la sua gente se lo desidera. E infine, non creare problemi con gli sbirri. Ne abbiamo alcuni sulle propaga, ma se dovessi esagerare ti cercheranno gli altri, hai capito? Sì, signor Salieri. Adesso voglio chiederti un'ultima cosa, Tommy. Poli e Sam non sono qui soltanto perché sono tosti. Conosco gente grande e grossa più di loro due. E Frank non è sulle propaga perché è sveglio. Anche se coi numeri è un artista. E i picciotti che vedi qui sono presenti perché hanno l'unica cosa che mi interessa. L'unica cosa che dovrebbe importare a tutti. Di cosa parlo, Tommy? Della lealtà. Esatto. Se resti dalla mia parte, allora farai la bella vita. Ma abusa della mia fiducia. Don Salieri, non le darò modo di dubitare di me. Eccellente. Tengo una fame. Luigi, mangiamo. Benvenuto. Il barista, Luigi, non è un gran cuoco. Mentre sua figlia Sara, minchia. Bello, 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 bello. Niente, ragazzi, io direi che possiamo chiudere qua. Veramente, è stato un episodio molto interessante, con tanti inseguimenti, siamo pure vendicati, siamo entrati nella famiglia addirittura nel frattempo, quindi tantissime cose stanno accadendo.
e la trama sta procedendo in maniera incredibile. Ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao.